Benvenuti al Notes, vediamo gli appuntamenti dei prossimi giorni. Torna anche quest'anno Fiori d'Inverno, la storica rassegna gastronomica dedicata al radicchio rosso di Treviso IGP e al radicchio variegato di Castelfranco IGP. Questo fine settimana apre i battenti a Rio San Martino di Scorzè la 40ª edizione della Festa del Radicchio, evento ricco di novità, eventi, spettacoli, attrazioni e ancora musica, cultura, mostre di prodotti ortofrutticoli e serate gastronomiche. Per il programma completo della manifestazione, che si svolgerà fino al 27 novembre, consultate il sito www.fioridinverno.tv. Nel 1843 Andersen pubblicò Il brutto anatroccolo. Premiata dalla critica, l'opera venne pubblicata nuovamente in edizione aggiornata e con tanto di illustrazioni nel 1849. A conquistare i lettori fu principalmente la storia del piccolo Pennuto, ispirata allo scrittore danese dallo scenario naturale della sua tenuta di campagna. L'autore disse che poteva essere considerata la sua autobiografia, anch'egli discriminato dai suoi coetanei per l'aspetto sgraziato. La coerenza è l'ultimo rifugio delle persone prive di immaginazione. Oscar Wilde. L'antica torre della Catena è una costruzione monolite che emerge dal fiume Adige a Verona. Si trova vicino al moderno ponte Risorgimento e costituisce un'antica garanzia di sicurezza della città, fatta erigere tra il 1321 e il 1325 da Can Grande della Scala. Con un po' di fantasia, la particolare configurazione di elementi architettonici la rendono simile a una faccia spaventata.